Buonasera e bentrovati con la puntata numero 17 di Block Notes, una puntata che arriva 24 ore dopo la preziosa vittoria dell'Arezzo in terra sarda contro l'Arzachena, una vittoria che è arrivata grazie ad un buon primo tempo e ad una ripresa di sofferenza, ma l'Arezzo ha imparato a vincere anche soffrendo, e questo è sicuramente un valore aggiunto, una vittoria che chiude comunque una settimana in tensa che si era aperta con la sconfitta di Vercelli, poi è arrivato in settimana però il successo nel derby contro il Pisa. Parleremo ovviamente di quella che è la prospettiva Amaranto, di quelle che sono state di quella che è stata questa settimana, una settimana che come dire poi ci porterà domenica prossima al derby contro il Siena, ma questa è anche l'ultima settimana di calcio mercato, si chiude giovedì 31 e allora il mercato sarà assolutamente in primo piano nel corso del nostro Block Notes. Parleremo però anche nell'ultima parte di una realtà del calcio aretino, una neonata società che milita in terza categoria ed è una società particolare, ma non vi diciamo di più, lo scoprirete nel corso della nostra puntata. Io come di consueto vado a dare il ben ritrovato ad Elettra Fiorini, buonasera. Ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, anche oggi una puntata direi bella carica di argomenti. Assolutamente, vi dico subito che tra pochissimo ci collegheremo con il direttore generale Amaranto Ermanno Pieroni, che si trova a Milano proprio perché, come detto, questa è la settimana decisiva per il calciomercato. In primo piano in queste ore c'è la situazione che riguarda il centrocampista Amaranto Basit, ci dirà tutto Pieroni, però prima vado a presentarvi gli ospiti che animeranno il dibattito per quanto concerne l'attualità Amaranto. Vado a dare il ben trovato negli studi di Block Notes al difensore Lorenzo Burzicotti. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. E con Lorenzo in studio anche due colleghi, il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Marco Piga. Buonasera, buonasera Marco. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Ben ritrovato anche a te. Grazie. E poi do il benvenuto per questa stagione di Block Notes a Massimo Gianni, Radio Italia 5. Lui, come dire, è la voce dell'Arezzo ogni domenica con le sue telecronache appassionate. Come avevo detto, mercato in primo piano e allora se è nel collegamento. Buonasera ad Ermanno Pieroni. Buonasera a voi. Buonasera direttore, intanto grazie perché sappiamo che sono ore comunque convulse, lei a Milano insieme ad Emiliano Testini per le ultime trattative sia in uscita che in entrata per quanto riguarda l'Arezzo. Ovviamente in primo piano c'è la situazione di Abdallah Basit, ci siamo svegliati questa mattina con le foto e i video del centrocampista che entrava nel centro medico del Genoa per sostenere le visite mediche. A questa sera qual è la situazione? Basit, possiamo considerarlo praticamente un giocatore del Genoa in pectore oppure ancora dovete definire il passaggio? Ma ci stiamo ripetendo un po' nelle ultime 24 ore che non c'è niente già di definito, di scritto per questo calciatore con nessuna squadra di Serie A. È vero che ci sono dei contatti in essere, che il Genoa può essere una delle più accreditate, però c'è una condizione sine qua non, che il calciatore rimanga fino a giugno all'Arezzo. Questa è la nostra condizione, questo vale anche per Boglio, vale per tutti quei calciatori che hanno sicuramente dato un grande contributo a quella che oggi è la classifica d'Arezzo. Non è intenzione della società smobilitare o pensare solo all'aspetto economico, perché l'aspetto tecnico è prioritario. Se poi riusciamo a conciliare le due cose, vedo il caso Benucci come fatto a luglio, che l'abbiamo ceduto all'Empoli e che ce l'ha lasciato in prestito, ecco, questa è un'operazione sulla quale da tempo sto lavorando. Non c'è niente definito, la condizione, ripeto, è essenziale che il calciatore rimanga comunque ad Arezzo. Vero è che come prassi per qualunque società della massima serie, quando si parla di un calciatore che è normale faccia le visite mediche, ma poi dietro questo poi devono arrivare altre condizioni, quelle essenziali che le parti devono definire. Se non ci sono questi presupposti, chiaramente né Bassetti né Buglio saranno messi sul mercato.
Ecco, direttore, quindi con il Genoa state parlando in queste ore, le chiedo se la giornata a questo punto di domani può essere decisiva per il futuro di Basit e se non dovesse essere Genoa, si è parlato anche di Inter e Sassuolo, sono comunque società che stanno seguendo il giocatore, può confermare? Sì, confermo, anche il Parma aggiungerei, perché fino a poco fa sono stato con Daniele Faggiano a parlare anche di Basit. Resta il fatto che le giornate possono essere, può essere questa notte, può essere domani, purché si verificano le condizioni che noi abbiamo posto, cioè che il calciatore poi, anche se ceduto, rimanga federalmente a disposizione di Arezzo da qui a giugno, perché è uno di quei calciatori che con Dal Canto abbiamo sempre detto che serve per raggiungere un obiettivo importante, perché è inutile nascondersi, l'Arezzo oggi è potenzialmente la squadra prima in classifica, se come si dice il 30 il Consiglio federale dovesse radiare la propria scienza, la procura, cioè la Corte federale ha già emesso una sentenza che dovrebbe essere applicato il regolamento che si azzerano tutti i risultati del girone andato. Quindi ecco, immaginate un po' se in questo momento non teniamo in grande considerazione l'aspetto tecnico. È prioritario, come cercheremo, dando anche la possibilità ad alcuni giocatori, come abbiamo sempre detto, il sovrannumero di andare a giocare e perché no, vedere e valutare il profilo giusto per un attaccante che possa completare le parti. Ecco, per chiudere su Basit si parte da diciamo un prezzo di almeno mezzo milione di euro, può confermare che... Ma io penso che se fosse solo questo l'importo non lo daremmo sicuramente. Okay, quindi noi chiediamo una cifra adeguata, anche se siamo a gennaio, è una cifra molto più importante e da questo punto di vista non avremo delle difficoltà a chiudere perché siamo sulla buona strada. Ecco, però certo, la condizione è che Basit resti, che resti fino a giugno in Amaranto. Se non rimane ad Arezzo non c'è nessuna società, neanche, non so, la più titolata d'Italia che può prendere il giocatore per tenerselo. Noi vogliamo ancora avere questo ragazzo a disposizione perché con Dal Canto abbiamo già fatto un programma tecnico e prevede che questo calciatore rimanga ad Arezzo. Allora, chiarissimo direttore su questo, Basit verrà ceduto a gennaio soltanto se fino a giugno resterà in Amaranto, stesso dicasi per Buglio, che comunque è un altro giocatore molto appetito sul mercato, già 6 gol, decisivo anche ieri ad Arzachena. Ecco, sull'attaccante quante possibilità ci sono che arrivi una punta che possa spostare gli equilibri e quantomeno possa migliorare il reparto offensivo ad oggi? Ecco, noi stiamo anche valutando che uno o due elementi del reparto offensivo possano andare a giocare, calciatori sui quali noi crediamo e che forse avendo più spazio possono maturare, Zini e Persano, ovviamente direttore, in un campionato di Lega Pro, e nel caso poi dovremmo operare l'arrivo di un altro attaccante. Ecco. Abbiamo già dei contratti, abbiamo già delle idee ben chiare. Ovviamente questi sono i giorni caldi perché tutto questo si possa verificare, quindi già, come avete visto, già 3 calciatori di quella rosa almeno fino a qualche giorno fa, da Mossi, dal portiere, dal discorso di Stefano, che diciamo sono andati a giocare. Speriamo che altri 3-4 calciatori possano subire la stessa sorte e formeremo una rosa più ristretta ma anche secondo me più forte dal punto di vista tecnico. Allora, direttore, abbiamo i tempi stretti, io però magari una domanda sia da parte di Marco Pica che di Massimo Gianni che sono nostri ospiti, magari fatela insieme e poi così il direttore vi risponde ad entrambi, però sembra chiaro, no, che l'Arezzo a questo punto vuol provare a giocarsela fino alla fine e Pieroni ha detto per l'attaccante valutiamo se prendere ovviamente un giocatore che può fare la differenza, Basit e Buglio non si muovono, se come non li vendiamo se non rimarranno in Amaranto fino a giugno. Volete chiedere qualcosa a Pieroni? Sì. Buonasera Ermanno. Ermanno, mi senti? Io sì, ti sento bene, dimmi pure Marco. Ma ti chiedevo a questo punto, quindi andiamo su un attaccante over, un attaccante di esperienza. E chi l'ha detto?
ci sono anche attaccanti giovani, bravi, non è detto, dipende, sai, dal mercato, da tante situazioni. Adesso tutte le società cercano gli attaccanti, noi però per fortuna li abbiamo un po' opzionati e bloccati da tempo, quindi faremo le nostre valutazioni in funzione anche di quelli che dovranno partire. Massimo, rapido. Sì, Ermanno, io ti saluto, ti dico buon lavoro. Ciao. Tanto qualsiasi domanda, oramai ci conosciamo da tantissimi anni, una ventina d'anni, tanto non sono mai riuscito a farti dire qualcosa in fase di calciomercato. Nomi non ne faccio sicuramente. No, sei stato un maestro su Dal Canto, sei stato un maestro, perché fino alla mattina che è stato annunciato non sapeva niente nessuno. Quindi coraggio e buon lavoro, dai. Massimo, non perché, ma perché sono situazioni molto delicate, perché è ovvio. È ovvio, agire sott'acqua ci permette di arrivare a quelli che sono i reali obiettivi, senza creare le aste. Bianchimano è stato un giocatore che noi avevamo già da tempo contatti con il Perugia, avevo parlato più volte con Goretti. È chiaro che poi, essendo un giocatore ambito, è arrivato il Catanzaro, ha offerto cifre che sicuramente noi non vogliamo neanche prendere in esame. Andiamo avanti con la nostra politica, quella che permette di pagare gli stipendi tutti i mesi, come abbiamo fatto l'11 gennaio pagando dicembre. Quello che voglio dire è che sicuramente possiamo dare un messaggio chiaro alla tifoseria, che ci sostiene sempre con tanta passione, che non abbiamo alcuna intenzione di svendere giocatori che in questo momento noi consideriamo molto forti, e che sicuramente l'obiettivo, sperando di riuscirci, è quello di potenziare la squadra. Grazie direttore, spero di strappare la promessa di averla in studio lunedì prossimo, così possiamo discutere a mercato chiuso di quello che è accaduto in questo mese di gennaio, ovviamente poi su quella che sarà la prospettiva dell'Arezzo da qui al termine della stagione. Grazie, buon lavoro a lei ed Emiliano Testini. Un saluto a tutti voi, un saluto a Lorenzo Burzicotti, al quale faccio i complimenti. Salve direttore. Ciao Lorenzo. Salve. Ciao. Continua così a farti onore come sempre. Grazie, grazie mille. Ciao Lorenzo, in bocca al lupo. Ciao. Grazie allora ad Ermanno Pieroni, che è stato chiarissimo sulla situazione di Basit, di Buglio, ma anche su quello che sarà il futuro e la strategia dell'Arezzo in questi ultimi giorni di mercato. Lorenzo Burzicotti, Pieroni ha detto con Dal Canto abbiamo stabilito una strategia, non vogliamo svendere perché comunque siamo lì e comunque dal punto di vista tecnico vogliamo provare a migliorare l'Arezzo da qua al 31 di gennaio. A questo punto è un'asticella che si alza, no? I playoff diventano l'obiettivo minimo? Ma sì, io credo che il mister è stato chiaro anche quando ha parlato tempo fa, cioè quando disse adesso sarebbe inutile prendersi in giro e dire che questa squadra guarda la salvezza quando siamo già a 40 punti adesso. È normale che siamo lì, fa piacere a tutti essere lì, però dobbiamo affrontare le partite come è stata fino adesso, una per volta, cercare di ottenere il massimo su ogni partita e poi vedere alla fine quello che si riuscirà a tirar fuori. Ecco, vincere partite come quella di ieri, che significato hanno anche quando l'Arezzo non esprime il calcio che siamo abituati a vedere in questi mesi? Ma credo sia anche un passo avanti anche dal punto di vista della mentalità della squadra, proprio di maturità anche, perché una partita che era magari un po' si era messa, stavamo vincendo, però poi il campo, loro cercavano di giocare questa palla dentro l'area per creare comunque scompiglio, per creare un po' di confusione, e riuscire a portare in fondo questo risultato appunto, secondo me, ti dimostra maturità e appunto la consapevolezza che questa squadra è capace anche di difendersi bene fino alla fine ed andare a vincere. Tanto appena 2 gol subiti nelle ultime 6 partite, questo sono un dato da sottolineare. Prima di andare in pubblicità, Marco e Massimo, che considerazioni si può fare sulle parole di Ermanno Pieroni per quanto concerne il mercato? Che è un'analisi secondo me giusta, è un ragionamento giusto quello di non lasciar partire nessuno ora, perché sarebbe un peccato smantellare una squadra che finora sta facendo benissimo. Credo che l'Arezzo è la vera sorpresa del campionato, non ha particolare pressione di dover vincere il campionato per forza,
cosa che hanno altre squadre che hanno speso tanto, vedi Piacenza, vedi comunque Provercelli, Entella che sono corazzate, e questo potrebbe essere il grande vantaggio dell'Arezzo. Quindi è giusto lasciare Basit qua fino a giugno, ed è giusto secondo me anche andare a prendere un attaccante, perché ci dobbiamo provare, la classifica ce lo impone, il calcio che giochiamo, che abbiamo giocato fino adesso è un bel calcio, e quindi perché non provarci? Massimo, mi rispondi dopo la pubblicità, perché vai. Il primo spazio è esaurito, pubblicità e poi seconda parte di Block Notice.